bene, partiamo, vediamo di andare a vedere il progetto, insomma, la giornata organizzata da Renzo al SAS del Piz, che praticamente si trova sul Vergante, nella precisione sopra, penso, nel B1, da quelle parti lì. E ritrovo l'Armeno, adesso appunto mi reco l'Armeno e poi partiremo in gruppo, vedremo chi sarà presente. Sarà una bella gita. Buongiorno! Ciao! Eccoci qua, partenza. L'Armeno, con tutto il gruppo, Andrea, Pietro, Claudio, Renzo e io. Beh. Bel sentiero, da Pisogno, direzione Sovacqua. Bello. Costeggiando la Goria. Ed eccoci quasi a Sovazza, ecco la Sovazza. Sentiero degli Alpeggi, imbocchiamo da appena dopo Sovazza, c'è anche l'estate una bella area picnic sotto lì, sempre ben partecipata. E adesso iniziamo a salire. Alpe del Basalin, il camion sarà suo. Reia Grossa. L'Alda al Virginia, abitata e anche con animali. Questo è l'Alpone. Bello, bel posto, che bella capretta. Ancora di Pasqua, liberamente. Monterone, tutta la parte del Monterosa, gioco del Cornaggia, qui abbiamo girato, quindi cambiato il versante e appare un altro stupendo panorama. Tra un po' lo vedremo meglio, ma tutto il versante di qua fa scoprire il Lago Maggiore con i suoi paesi del Vergante appena sotto. Siamo al SAS del Piz. È già un bel vedere. Questa ovviamente è la croce SAS del Piz e qui abbiamo una stella che viene illuminata nel periodo natalizio e si vede su tutto il Vergante che era sotto, un po' penso dappertutto, perché un panorama di questo tipo non ha ostacoli. Molto molto bello. Arrivano gli escursionisti, penso che sia un molto trafficato perché è molto bello da vedere come panorama, quindi bella ripida. Per me qui oggi sono tutti sentieri, tutti nuovi. Seguo il gruppo Renzo come sempre,
profondo conoscitore di tutti questi, passaggi incredibili. Il versante sopra, porca, mi sfugge il nome. Allora, qui siamo il versante sopra Gignese, l'alto vergante, la strada dorsale, e che è molto bella, bei posti, panorami, anche dal punto di vista della vita perfetta, e credo che tra poco appunto inizia la discesa che ci conduce sulla statale che porta a Sovazza, e poi di lì credo risaliremo in direzione di Penso. Questo qua è stupendo, è un single track tutto da guidare, bello. Qui sbucchiamo sulla strada appunto da Cartaginese va a Sovazza, bellissimo, bello bello. Vai. E qua ripartire dura, però dai, si impennisce. Bene, eccoci al rientro ad Armeno, bellissimo giro, proprio bello, e so ci sentiremo ad Armeno, poi io rientro l'ultimo pezzo facendo il sentierino da solito, da Grano, Borca, vediamo.